Buongiorno a tutti. Scusate l'assenza, ma sono stata molto molto impegnata con il lavoro e ho avuto poco tempo per registrare video, per montarli e devo dire la verità, ho avuto anche poca voglia di montare video perché sono un po' stanca, devo dire proprio la verità. Allora, sono stanca del fatto che ho fatto 2 settimane di... no, 2 settimane, un mese di presenza su YouTube per vedere se le cose cambiavano, quindi con più frequenza. Ho notato purtroppo che le cose comunque non sono cambiate tanto, cioè è difficile essere notate su YouTube e io ci metto tanto tanto impegno, chi mi segue lo sa e lo faccio, tutti i video che io faccio li faccio prima di tutto per un hobby, cioè nel senso non è il mio lavoro, quindi lo faccio come hobby. E poi lo faccio per chi mi segue da tanto tempo e chi mi segue da poco, cioè nel senso... Ma nello stesso tempo comunque sono stanca di pubblicare un video, metterci il buon impegno, tanto tanto tempo e vedere che quel video rimane bloccato a 2000 visualizzazioni. Quindi capirete perché sono sparita. Però ogni tanto... eccomi qua, vedete? Comunque, in questo video vi farò vedere alcuni dei prodotti che mi ha inviato un'azienda cinese. Infatti vi scrivo il nome da qui, ma non ricorderò mai il nome a memoria. E ho scelto io i prodotti, quindi è come se li avessi acquistati. Sapete che io adoro acquistare su questi siti cinesi, quindi fondamentalmente è molto simile la cosa. Infatti acquisto anche su Wish, eccetera, eccetera. E questo sito mi ha dato la possibilità di mettere in palio anche un giveaway. Ok, prima di farvi vedere i prodotti, appunto, voglio parlare del giveaway. Prima di tutto dovete essere iscritti al mio canale, iscritte e iscritti al mio canale, e commentare sotto a questo video. Nel commento vorrei che scriviate almeno un solo prodotto che volete ricevere, perché il bonus è di 30 dollari, però mi hanno detto che devo scegliere io. Comunque sono 30 dollari e su un sito cinese 30 dollari, fidatevi, comprate tante cose. Lasciate quanti commenti volete e basta che in un solo commento voi mi scriviate un prodotto, ok? Poi il resto commentate come volete. Detto ciò, ritorniamo al sito. Mi hanno inviato questa collana che è spettacolare. Cioè, fa una bella bella figura, molto molto particolare. C'era anche verde acqua e rosso scuro, c'erano diversi colori, è molto sottile, è di plastichetta, cioè nel senso non è niente di che, però cioè, non sembra, è una bellissima collana, vedete? Ma l'ho messa qui sotto così per farvi vedere, però è bella. Poi, sempre di bigiotteria, ho scelto, mi intrigavano già da parecchio, questi due braccialetti con la forma di occhio e anche l'anello. Mi piacciono un sacco. Io, cioè, oddio, cioè possono anche non piacere sti cosi, perché poi io ho un occhio spiritato. Però sono molto carini, non lo so, sono estivi, sono carini. Un'altra cosa di bigiotteria, ho scelto questo ciondolo che ha un cuore e dentro questo cuore c'è una pallina. La cosa bellissima è che questa pallina è fluo, cioè la mettete e sapete quelle cose quando eravate piccole, non so, le mettevate vicino alla luce e poi diventava fluo al buio. E quindi sì, è stupenda, è veramente stupenda. Un altro prodotto che ho scelto e devo dire che mi sta piacendo tantissimo perché è davvero molto utile è questo qui, lo chiamano Ovetto Pennelli. Proprio perché mi aiuta di più a lavare i pennelli. Io vi metto il video anche di come lavo i pennelli, ma in realtà sapete che li lavo con la saponetta di Marsiglia. Il pennello si strofina nella saponetta e si strofina qui per pulirlo, esce bianco e non vi rovinate la mano. Lo fa molto simile alla Sigma, fa proprio il guanto. Non l'ho mai comprato e quindi ho detto perché no, proviamolo, c'ha diversi denti, vi saluta anche Asia. È ottimo. Dolcis in fondo, non per importanza, ho ordinato anche questa qui, che è una vaschetta in plexiglass molto molto particolare perché ci possono andare i pennelli, ci possono andare mascara,
Qui ci potete mettere le creme, è molto bella, è elegante e io sto cercando un attimino di fare ordine sulla mia scrivania, perché comunque c'è un macello, più grande è, più mettete roba e quindi io voglio un attimino eliminare, ad esempio, ho una cassettiera con tutti i gloss. Devo dire la verità, io i gloss non li uso tanto, quindi voglio eliminarla e quindi voglio un attimino rifarla per bene. E poi lo so che me lo state chiedendo in tantissime, un update della mia make-up room, praticamente della mia stanza fondamentalmente. E però sapete, sta un po' in disordine, poi non mi piace come sta. Quindi appena mi piacerà, ve la farò vedere. Poi devo appendere anche dei quadri, attestati, sta tutto un macello. C'è anche il motorino. E niente, ragazze, io vi invito a partecipare a questo giveaway, così magari avete l'opportunità di provare questi prodotti che comunque sono cinesi, fondamentalmente, e sono anche ben fatti, devo dire la verità, sono ben fatti. E niente, un bacione e alla prossima.